a fact that I'm the seventh son. Ci immergiamo in mondi fantastici insieme a Dario Tonani, cronache di mondo 9, fantascienza molto creativa di cui ci parlerai, visto che sei un grande esperto, anche pluripremiato, edizione Urania, Mondadori. Allora, come nasce la tua esperienza di scrittore di fantascienza italiano, ormai notissimo, difatti hai vinto proprio adesso l'Oscar? No, allora, non ho vinto l'Oscar, diciamo, ho vinto recentemente, cosa di un paio di settimane fa, il Premio Europa, che è un premio ovviamente a livello europeo dato agli autori di fantascienza che scrivono non necessariamente in lingua inglese, ma che vengono comunque rappresentati nella loro lingua. Quindi l'Oscar d'origine. Della fantascienza. Diciamo l'Oscar europeo della fantascienza è un po' ambizioso, però sì, è un premio importante. Qui mi hai portato un dono che è magnifico, ma visto che non è disponibile in commercio, di cosa stiamo parlando? Che tu hai anche un sodalizio magnifico, perché oltre a scrivere hai questo privilegio di lavorare insieme a Franco Brambilla, grandissimo disegnatore. Grandissimo disegnatore, copertinista ufficiale di Urania. Franco Brambilla ha preso in simpatia l'universo di Mondo 9 e ha creato insieme a me questo, insomma, questo universo visivo che è in questo libro. Sono un centinaio di tavole che Franco ha realizzato con la tecnica del 3D e con la mano libera, ispirato alla saga di Mondo 9. Bellissimo. Allora, entriamo un po' in questo mondo. Un mondo lontanissimo, nel tempo e nello spazio, con tre lune, esatto, un mondo di sabbia. Ma oddio, no, siccome questo è il ciclo completo, non è tutto sabbia, ci sono anche delle scene in una specie di giungla, di foresta pluviale, e ci sono delle scene poi sulle montagne innevate. Come nasce l'insieme dei racconti che poi struttureranno il ciclo di Mondo 9? Nasce lontano nel tempo, perché il primo granello di sabbia è stato realizzato nel 2002, Cardanica, che è rimasto nel cassetto per 6 anni e ha avuto una prima uscita su carta sulla rivista Robot della Delos Books nel 2008. E poi da lì è nato il progetto seriale, una serie di racconti che sono stati ripresi in formato digitale dall'etichetta 40K, un'etichetta che fa capo all'editore Book Republic. E poi si è fatto il cosiddetto fix up, cioè si sono riunite queste storie indipendenti e autoconclusive in un libro di carta che è uscito sempre per Delos Books nel 2012. Dunque, un aspetto molto interessante è quel rapporto che va tra l'edicola, il linguaggio informatico e poi il libro inteso come forma a tutti noi nota e toccabile con mano. Come funziona questo rapporto? Mondo 9 ha seguito un percorso inverso rispetto a quello tradizionale. È nato su carta, con il primo racconto appunto su robot, poi è passato al digitale e solo in una fase successiva è stato raccolto sulla carta. Dapprima in libreria, poi è tornato per una nuova incarnazione in digitale e adesso arriva con Cronache di Mondo 9, arriva in edicola e tornerà in libreria con quello che diremo dopo. Sì, questo genere, insomma, si può chiamare in tante maniere, ma si può anche definire planetary romance. Sì, questa è una definizione che ha trovato Giuseppe Lippi, che è il curatore di Urania e di Mille Mondi, e si riferisce a un genere specifico ed è quello
relativo alla costruzione di mondi, di ecologie, di culture aliene. E di fatto Mondo 9 è una creazione fantastica, assolutamente aliena. Sai cosa affascina per un lettore? Io non sono iper specializzato in fantascienza, anche se ho letto fantascienza, tu ci citerai poi i tuoi maestri indiscussi della fantascienza. Quello che affascina è che l'idea che lo scrittore anticipa in qualche maniera il futuro, ma lo anticipa sempre. Per cui cominciate a tremare, cari telespettatori. L'unica cosa che vi va bene è che non camperete così a lungo da poter vivere queste situazioni. E questa è una grande salvezza. Ci troviamo in deserti di un pianeta in cui si muovono delle immense navi spaziali. Tutto ruggine, infatti è un inferno di ruggine, sabbia. Come hai immaginato? Come è sorto nella tua fantasia così vivace un mondo di sabbia e di questi relitti? Perché è un mondo di relitti, di metallo, ma non è solo questo. Sì, allora, Mondo 9 è un mondo in cui c'è una gerarchia, diciamo, una sorta di gerarchia per cui la piramide alimentare è costituita al vertice dal metallo e alla base dalla carne umana, quindi dagli esseri umani. Intermedia è tutta l'ecologia di Mondo 9, però gli esseri umani sono l'ultima vera e propria ruota del carro. Queste sono navi a ruote, bisogna dire, che sono un'ibridazione tra il mondo biologico e il mondo sintetico. Sì. Sono metallo, sono ruggine, permettimi un riferimento ad Al 9000 del film 2001 Odissea nello spazio, in cui dominava il silicio, dominavano i supercomputer. Qui domina la ruggine e il vapore, ma le navi hanno una loro coscienza. Ed ecco, sono esseri umani. Ed ecco un riferimento chiaro all'estetica steampunk. Noi in questa trasmissione in Chef Book abbiamo già ospitato degli autori steampunk, mi ricordo Roberto Cera, Francesco D'Amato, per esempio. Per i telespettatori, che cosa significa aver ambientato un po' nell'atmosfera steampunk i tuoi racconti? Sì, diciamo che ha un'estetica steampunk, nel senso che il mondo descritto nel ciclo è un mondo fermo all'epoca del vapore, quindi non c'è l'elettricità, non c'è lo sviluppo dell'informatica e la tecnologia è quella della metallurgia, quindi è un'estetica, nel senso che i puristi dello steampunk arricceranno un po' il naso perché sono più legati a un periodo storico specifico della nostra Terra. Qui stiamo parlando di un pianeta alieno che non ha nulla a che spartire con la Terra, anche se gli esseri umani sono uomini normalissimi. Le navi spaziali, ce ne sono diverse in questi racconti, la mitica Rob Redo, la Fritania, l'Abradabad, il Coriolano, poi la Bastian, per giungere poi infine alla Miserable, che è terribile, ma poi c'è la Yarissa. Adesso nominati così è chiaro che il telespettatore dice: voglio solo dirvi che ce ne sono tante, ma non basta, oltre alle navi enormi, sono immensi questi cargo e questi bastimenti, molti sono in ruggine in mezzo al deserto, no? Sono dei... Ma ci sono anche altre navi, navette. Per esempio ci sono i pettinatori. Che cosa sono i pettinatori? Allora, innanzitutto le navi sono tantissime, ma quelle citate nel ciclo sono 9, perché ovviamente devo giocare con il numero 9. I pettinatori non sono i pettinatori da una parte, gli pneumosnodi dall'altra, sono diciamo delle declinazioni in piccolo dei leviatani a ruote, cioè delle navi. I pettinatori sono degli oggettini, dei trabiccoli a ruote che servono per pettinare la sabbia e preparare l'arrivo di questi immensi titani a ruote. Eccoli qua, ecco delle immagini dalla penna. Hanno delle reti e dei tappeti che trascinano a strascico e servono a creare, a pettinare il deserto per l'arrivo delle grandi navi. I pneumosnodi invece sono delle vere e proprie scialuppe di salvataggio, chiuse, sigillate, che servono in caso di emergenza, in caso di naufragio, si attivano automaticamente e porteranno alla salvezza i naufraghi
chiusi all'interno. Tu hai accennato alla numerologia, cioè nella fantasia degli autori ogni tanto ci sono queste perversioni, anch'io le ho toccate in alcuni miei scritti. Quindi il 9 che torna, 999, ci sono tra l'altro dei cilindri punzonati che sono la voce parlante, sì, di alcune navi. Beh, il 9 un po' è un gioco, un po' un'ossessione, un po' il caso. Io diciamo che ci ho giocato molto sul 9. Ho detto prima che le navi che hanno un nome, che sono citate nel ciclo, sono 9. Di 99 parole è una cartina vocale, quindi vengono, come in un navigatore, vengono date le istruzioni per raggiungere una determinata destinazione, le parole sono 99. I quattro racconti iniziali di Mondo 9 sono intitolati con un numero di lettere che fa 33, 3 per 3, 9. Insomma, un gioco ricorrente che mi è piaciuto sviluppare. Oltretutto, in Cronache di Mondo 9 ci sono anche, per la prima volta nella storia della collana Mille Mondi, delle illustrazioni interne e ovviamente le navi sono 9. Perfetto. Veniamo un po' a stimolare il lettore con alcuni personaggi. Ci sono dei personaggi, diciamo, umani o pseudo-umani, nel senso che non sono più totalmente umani, ma, e qui entriamo un po' in una certa dinamica, vale a dire, molti di questi personaggi si chiamano mecardionici. Adesso cercherò un'immagine mentre tu spieghi cosa sono i mecardionici. Sono creature ibride. Sono creature ibride, sono l'anello di congiunzione tra le navi e gli esseri umani. In realtà sono persone che sono state intaccate da un terribile morbo, si chiama semplicemente morbo nel ciclo, che trasforma la carne in ottone. L'ultimo stadio della malattia è svuotare completamente l'essere umano di materiale biologico e creare una statua di metallo. Immaginate che in tutto questo ciclo è una continua ricerca di parti organiche, biologiche, in particolare il cuore. Quindi sì, queste creature che sono dei robot quasi, non hanno sguardo, non hanno udito, non hanno vista ufficialmente dichiarata, hanno uno sportellino e estraggono i cuori. Sì, infatti sono detti anche strappacuori, perché possono vivere soltanto in presenza di un cuore umano. Sono delle statue cave, vuote, di metallo, però sono in grado di vivere soltanto se posseggono il cuore di un uomo e se lo strappano dalle creature con cui vengono magari a incontrarsi, lo ingurgitano come un qualsiasi alimento e questo va a conservarsi all'interno della statua, rendendoli vivi, a tutti gli effetti vivi. A questo punto occorre un'altra spiegazione e qui entriamo in una parte del romanzo che mi intriga molto. Cioè, non vorrei che gli telespettatori avessero idea di mondi fermi, rugginosi. Tutto palpita di vita, tutto di riciclo. E le navi stesse, questi enormi bastimenti, viaggiano e si muovono grazie alla presenza di parti umane. Assolutamente. Non solo, in questo ciclo predominano gli uccelli, le uova d'uccello. E c'è tutta una situazione in cui il biologico umano e ornitologico si fonde. Che cosa succede? Si intreccia e si incrocia con il mondo del metallo. E gli uccelli sono un tramite di questo incrocio, di questa osmosi tra mondo biologico e mondo sintetico, e le uova di uccelli, perché si suppone ci sia quasi una sorta di accoppiamento col metallo, con le navi, le uova di uccelli creano pezzi di ricambio. All'interno si schiudono e ci sono pezzi di ricambio che serviranno alla nave in caso di necessità. Quindi c'è questa strana simbiosi tra navi e uccelli volanti. Allora c'è una decadenza, perché qua è anche un'estetica della decadenza. Assolutamente. Tutte queste navi, ci sono cimiteri, queste navi sparse nei deserti, poi ci sarà pure una città, dei moli, un immenso porto, ma ci sono dei trafficanti, ci sono dei personaggi del deserto, delle popolazioni, dei nomadi del deserto, tra l'altro sono citate delle poesie, delle preghiere dei nomadi del deserto. E queste navi si rigenerano.
Questo è il concetto. Alcune sono definitivamente morte. Quali sono le navi morte e quali sono le navi vive? Allora, uccidere una nave è un'impresa titanica. Ci sono degli avvelenatori che usano delle cavie per uccidere il metallo, perché le navi vivono, il metallo ricorda e ogni nave a suo modo cresce, si sviluppa, impara e diventa sempre più intelligente. Questo che rende, diciamo, Mondo 9 un universo così ostile, perché il metallo impara, impara e ricorda, ricorda dagli errori degli umani, ricorda dagli errori delle navi di cui è il materiale predominante. Una serie di personaggi si sono chiamati gli interni. E chi sono gli interni? Gli interni sono delle creature che hanno passato la barriera tra vita e morte, ma non sono completamente morte, sono delle creature sospese che di fatto non vivono all'esterno, ma vivono all'interno del metallo e costituiscono un mezzo di alimentazione delle navi, allo stesso modo del vapore. Sono una sorta di fantasmi che sono anche il carburante delle navi. E passiamo a uno dei personaggi principali, una ragazzina, Leila. E questa, chi è? Cosa fa? Perché poi accompagna tutto, anche rischiato molto. Assolutamente, assolutamente. Naila la incontriamo nella seconda parte del ciclo di Cronache di Mondo 9, è una ragazzina di 13 anni ed è una raccoglitrice di cardi mangiarugine, questi immensi fiori che mangiano il metallo. Lei, dopo una battuta di raccolta di questi cardi di mangiarugine, si imbatte in una gigantesca nave che le ostruisce il ritorno a casa. Decide quindi di salire su questa nave, perché è l'unica possibilità di tornare a casa, e in pratica viene intrappolata da questa gigantesca nave. Scoprirà di avere dei poteri straordinari, di avere una sensibilità come domatrice di navi straordinarie e non scenderà più da una nave. Diventerà poi una comandante, l'unica comandante donna di Mondo 9, in un mondo maschile che è quello della marineria di Mondo 9, e sarà la protagonista del romanzo che uscirà in Oscar Fantastica nel 2018. Prendete nota. Ma un'altra caratteristica di Leila è che va d'accordo con un mecardionico. Cioè, sì. Con i mecardionici, sa, se noi siamo umani, immaginate, è la versione, diciamo, psicopatica più fantascientifica del cardiochirurgo. Quello ti prende il cuore e te lo togli. O meglio, dei trapianti di cuore da vivo. Quindi, insomma, andare d'accordo con quello lì che con lo spillone ti stava per tirare via il cuore, nasce, non è un amore, è un rapporto molto particolare questo. No, è un rapporto particolarissimo che sboccerà assolutamente in una vera e propria storia d'amore. Diciamo che il mecardionico è diventato così abbastanza di recente, ma ha un animo umano, è stato umano, è una persona che si è ammalata, è arrivata all'ultimo stadio della malattia, è una statua di metallo, ha un cuore, però è ancora in grado di provare sentimenti umani. E Naila, che è una persona dalla sensibilità straripante, riesce a muovere quei meccanismi emotivi anche in una creatura che è una statua. C'è un vecchio del deserto, dei nomadi, che fa degli strani intrugli. E quindi che rapporto c'è con delle popolazioni che sembrano abbastanza umane o umanoidi? Sono assolutamente umani, direi l'unico elemento chiaramente alieno sono le navi e se vogliamo anche l'habitat, però i personaggi sono umanissimi, quindi si portano appresso le loro paure, la loro disperato tentativo di sopravvivere in un ambiente così selvaggio e infernale, e questo mondo è popolato di derelitti che vivono nell'ombra del metallo che è al vertice della catena alimentare. Sì, io cito una cosa nell'epilogo, una frase. Chi era mai quel dio ostinato e perennemente insoddisfatto che cancellava al tramonto la propria creazione e la ricostruiva ogni volta da capo? Senz'altro parametro che un ricordo di luce e di sabbia, di navi cadenti e formiche umane senza futuro. Questo è l'atmosfera terribile e affascinante di Dario Tonani.
Ma andiamo ancora oltre, è anche un viaggio, è anche un romanzo di viaggio questo. Assolutamente, assolutamente. È un romanzo che unisce le avventure piratesche di certa narrativa classica con, diciamo, la tradizionale fiction di viaggi, perché sono, delle avventure di personaggi che sono passeggeri di mezzi straordinari come sono le navi, che portano a bordo le loro miserie, le loro paure, le loro aspirazioni. E queste navi sono vivissime, ma sembrerebbero morte, in realtà sono vive, ma molte delle creature che le abitano si vedono, si percepiscono dai rumori, dai borborigmi, eccetera. Un altro personaggio, anche se non è un personaggio di per sé, sono le ruote, sono queste ruote immense di queste navi lunghe centinaia e centinaia di metri. E sopra le gomme che si autorigenera ci sono questi lumigechi, dei gechi luminosi. Mi ha molto affascinato, sono creature dell'oscurità. Sì, le navi hanno due facce, la parte, diciamo, esterna, la parte visibile e il cosiddetto sottoscocca, che è un ambiente buio, assolutamente infernale, assolutamente misterioso, in cui sono rincagnate le ruote. Sotto questo sottoscocca c'è un universo assolutamente incredibile, popolato anche di creature particolari che vivono, come pesci pilota con gli squali, e sono questi piccoli rettili, i lumigechi, che sono luminosi, che sono incaricati in pratica di tenere in buono stato la gomma delle ruote. E calpestare un lumigeco, nonostante vivano sotto le ruote, praticamente è un porta sfortuna. Di fatto le navi sono molto attente, non uccidono questi animaletti, è più facile che lo facciano gli uomini camminando. Si attraversano deserti, ci sono degli attacchi, per esempio c'è una nave pirata molto, anche mascherata se vogliamo, perché non si capisce bene se è il vento, se è la tempesta, e poi, però c'è, maleggete. E attraverso questi si arriva poi a una zona, come ho detto, pluviale, di foresta pluviale. Qui entriamo in un mondo, scusate la volgarità, un po' avatariano. Vi ricordate il film Avatar? Sebbene il film che mi viene in mente, che ha più riferimenti con i tuoi racconti, i tuoi romanzi, sia Dune di David Lynch del 1984, anche se se ne è discosta in maniera decisa. Sì, il film di Lynch, il romanzo di Frank Herbert, è stato uno dei riferimenti ovviamente di Mondo Nove, come ce ne sono altri, Philip Reeve, Brian Aldiss, Jack Vance, insomma è tutto un lavoro di rielaborazione, come sempre nell'ispirazione degli scrittori, un lavoro di masticazione, di assimilazione di tantissime letture. I film che ti hanno più colpito sul piano fantascientifico. Beh, il film, devo dire, un film che con Mondo Nove non ha nulla che spartire, che reputo uno dei più bei film di fantascienza che siano mai stati fatti, Inception di Christopher Nolan. E poi Matrix, che curiosamente è un film che non ha mai avuto nessuna novelization, non nasce da un romanzo, nasce dalla fantasia visionaria direttamente dei sceneggiatori e dei registi, ex fratelli Wachowski. Tu hai scritto più di 120 racconti. Sì, pubblicati, pubblicati, Pubblicati. scritti un po' di più. E quindi tutto il tempo che non sei al lavoro tu scrivi. Sei Sì, anche tu contaminato quindi da un virus a questo punto che ti è arrivato assolutamente. dallo spazio siderale. Assolutamente. Io faccio lunghissime full immersion nei weekend, salgo in studio sabato mattina e ne riscendo domenica sera. E in quell'ambito, in quel preciso lasso di tempo, devo cercare di avanzare più possibile nei mondi che scrivo. Però questo mi ha aiutato perché le modalità con cui scrivo mi hanno permesso di affrontare la scrittura come i livelli di un videogioco. Arrivo sempre alla domenica sera con un cliffhanger raggiunto. Quindi è come superare un livello di un videogioco. E questo dà ritmo alla storia. Nella storica, diciamo, principesca cornice di Urania Mondadori, leggete i racconti, i romanzi Mondo 9 di Dario Tonani e scoprirete degli universi che manco avrete mai immaginato. Thank you.
Let's have a ball and a biscuit, sugar.